Il momento della quinta corsa, un confronto sul miglio per cavalli di 3 anni. In 9 al via, 1 Bumpit of West, 2 Barça Claxmi, 3 Bella Caff, 4 Holly Molly, 5 Barolo, 6 Boom Boom Jet, seconda linea 7 Bob Logan, 8 Baltimora Veimag, 9 Bruffen Oil. I favori in chiusura per Bella Caff, numero 3 Enrico Bellei. Bumpit of West, alternativa principale, numero 1, Manuel Pistone, macchina che comincia ad accelerare. In partenza Barolo cerca di sorprendere Bella Caff che col numero all'interno prova a rientrare e con l'ausilio della curva rientra bene all'avversario che allarga molto, mentre più indietro c'è Barça Claxmi. Conquistato la testa dunque Bella Caff nei confronti di Barolo che deve accodarsi in seconda posizione davanti a Barça Claxmi. Poi Holly Molly che precede Bumpit of West, partito come al solito piano. Intanto il quarto iniziale se ne va per Bella Caff in 32. A favorito in vantaggio sulla seconda piegata si trascina Barolo. In terza posizione Barça Claxmi. Precede Holly Molly. Mentre all'esterno cerca di progredire Bruffen Oil all'altezza dei 600 in 45,9. Sempre Bella Caff e Barolo nettamente avanti agli avversari. In terza posizione Barça Claxmi. All'esterno si impegna Bruffen Oil con in schiena Bumpit of West. Intanto gli 800 in 1:09, 15 il parziale, con Bella Caff che si mantiene in vantaggio. Barolo in seconda posizione. Più indietro Barça Claxmi, i cavalli all'esterno per il momento non progrediscono e ora è Bumpit of West che deve superare Bruffen Oil che non lo portava da nessuna parte. Il chilometro se n'è andato in 1:15,9, la progressione ora di Bumpit of West che cerca di avvicinare i primi due, si pone direttamente in terza posizione ai 500 conclusivi, ma intanto Bella Caffè in fuga a 400 dall'arrivo. Il parziale in 15,1, cerca di riavvicinarsi Barolo insieme a Bumpit of West, ultima curva affrontata con Bella Caff nettamente in vantaggio. In seconda posizione si mantiene Barolo nei numero 5 di galoppo. Barolo squalificato. E Bella Caff entra nettamente in vantaggio, addirittura d'arrivo, ultimi 150 metri di gara. Bella Caff è inseguita dal solo Bumpit of West. Nel finale Bella Caff controlla e vince, secondo posto per Bumpit of West, mentre al terzo chiude Holly Molly. 1:15:37 a chiudere per la vincitrice favorita Bella Caff, Enrico Bellei in salchi e al training. La quota di 2:21 al totalizzatore, percorso di testa vincente e primo successo in carriera per questa figlia di Conway Hall e Evelyn Caff. Andiamo a rivedere le fasi finali, la retta d'arrivo, gli ultimi 100 per Bella Caff che nel finale controlla agevolmente la situazione, corre molto bene comunque anche Bumpit of West che fa suo il secondo posto dopo corsa non semplice e lasciando al terzo posto Holly Molly.